Io siamo. Posso essere stato io, sì. Bene. Puoi dare. Allora, buonasera, abbiamo previsto un paio di lezioni su il pensiero reazionario. Ovviamente non vi stupisca, insomma, anche questa scelta. Sicuramente, ecco, di un argomento non facile che meriterebbe, ecco, anche uno sviluppo forse ulteriore, insomma, e soprattutto, questo lo dico subito, meriterebbe evidentemente anche un approccio diretto ai testi, almeno ad alcuni dei testi che andremo a citare. Il nostro percorso si articolerà quindi in queste due lezioni, che poi eventualmente apriremo anche a considerazioni, interventi del pubblico, eventuali domande, se ci sono ovviamente, o richieste di chiarimento. Da un lato cercheremo prima di almeno definire a grandi linee che cosa sia il fenomeno, che cosa sia il reazionario, la reazione. Faremo poi, ecco, un excursus dedicato al pensiero, di quello che viene considerato, ecco, il capofila del pensiero reazionario, potremmo dire noi classico, ecco, De Maistre. E poi la prossima volta ci concentreremo su alcuni fenomeni legati al pensiero contemporaneo, ecco. Quindi sostanzialmente alla filosofia e al pensiero politico del Novecento. Fenomeno interessante, dicevo, perché quando noi parliamo di reazione o reazionario ci riferiamo sicuramente a qualcosa che si oppone alla rivoluzione o a ciò che definiamo come rivoluzionario. Questo, insomma, è la radice del fenomeno di cui discuteremo questa sera. Però, come ha fatto notare uno studioso americano, uno studioso, diciamo, della cultura del pensiero politico, in realtà se ricerchiamo anche sommariamente una bibliografia di riferimento sul fenomeno, sul pensiero reazionario, troviamo pochi contributi, poche pubblicazioni, poche almeno, soprattutto se le vogliamo comparare, ecco, a tutta quell'alluvione di riflessioni, di ricerche dedicate al pensiero cosiddetto rivoluzionario nelle sue diverse accezioni. Ecco perché, prima di dedicarci al buon Joseph De Maistre, proviamo a dare qualche definizione più generale del fenomeno. Curioso, ecco, questo lo diciamo subito, che come sapete il termine rivoluzione entra nel lessico della politica arrivando da una scienza come l'astronomia, no? Lo stesso termine reazione entra, diciamo, in politica ugualmente dai trattati scientifici. In questo caso responsabile è il pensiero scientifico, sono i trattati di Isaac Newton. Poi la sua applicazione alla politica, ecco, quindi la definizione di reazionario come contrapposto, ecco, alla rivoluzione, rivoluzionario evidentemente è qualcosa che nasce in relazione alla rivoluzione francese. Quindi in qualche modo quello stesso cambiamento così radicale che porta a individuare un termine nuovo, rivoluzione, è lo stesso cambiamento che per appunto reazione porta alla definizione di reazione reazionario in ambito politico, ideologico, storico politico, che dir si voglia. Ma al di là, insomma, della storia, un po' del concetto, proviamo un attimo a pensare, a riflettere su che cosa sia, diciamo, il reazionario come figura politica, ideologica, storica, eccetera. Un reazionario, intanto, possiamo dire, non è un conservatore. E perché non è un conservatore? Quindi semplicemente un, come dire, persona tiepida o avversaria, ecco, dei cambiamenti più forti. Perché il reazionario, nella sua, diciamo,
contrarietà all'evento rivoluzione, nella sua contrarietà, poi lo vedremo, alla modernità, quantomeno nei suoi aspetti più invasivi, il reazionario, dicevo, è anche lui un radicale, quindi ha questo elemento di radicalità che lo apparenta al rivoluzionario, è come se in qualche modo capovolgessimo, insomma, rivoluzionario per trovare il reazionario. E quindi questo è il primo tratto che ci sentiamo di associare al termine di reazioni. E scrive in maniera interessante uno storico, appunto, americano, Mark Lilla, che la mente del razionario è una mente naufragata, cioè la mente di una persona che vive in esilio del tempo, preso da che cosa? Dall'angoscia o dalla disperazione, ecco, del cambiamento rivoluzionario in atto. Tuttavia, dice sempre lo stesso studioso, la nostalgia che colleghiamo alla mente del razionario è una nostalgia militante. Tradotto, il reazionario non è una figura meramente arcaica o del passato, è una figura moderna, quindi è radicale in quanto opposto, ecco, del rivoluzionario, ma è anche moderno in quanto la sua nostalgia, la sua rivolta, potremmo dire, contro il moderno è una rivolta militante che quindi tenta di applicarsi e incidere sul presente. Quindi, ricapitolando, potremmo dare una prima definizione di reazionario nei termini di una nostalgia moderna, o meglio, il reazionario è il nostalgico moderno. Cito qua lo stesso autore che ho nominato poc'anzi, che dice: la nostalgia è calata come una nuvola sul pensiero europeo dopo la rivoluzione francese e non se n'è mai andata davvero. Diventò particolarmente potente nel periodo immediatamente successivo alla fine della prima guerra mondiale, in cui si diffuse una disperazione da fine della civiltà così come la conosciamo. Quindi il riferimento primo di questa, la vedremo tra poco, narrazione reazionaria, o meglio controrivoluzionaria anche, è quella di De Maistre, di questo pensatore savoiardo di cui vedremo sommariamente il pensiero. Ma quando parliamo di quel clima di angoscia o disperazione o preoccupazione, clima, come abbiamo detto adesso, da fine della civiltà, potremmo chiamare in campo, credo, almeno un'altra dozzina di pensatori di un certo peso. Viene alla mente Spengler, Il tramonto dell'Occidente, viene alla mente un altro autore, filosofo, politologo, che sarà conosciuto soprattutto nel secondo dopoguerra, Leo Strauss, ebreo tedesco, poi appunto emigrato in America, ma vengono in mente anche alcuni effetti, alcune propagine di questo pensiero reazionario che poi avranno anche delle ricadute oltre che storiche, storico-politiche o ideologiche. Si arriva fino al fenomeno dei teocon americani, ma diciamo che esiste anche una sorta di deviazione reazionaria che arriva anche verso la cosiddetta sinistra, se non sinistra politica, sinistra accademica. Noi abbiamo un pensatore francese noto come Alain Badiou, che è un interprete da sinistra del giurista Carl Schmitt e che interpreta la rivoluzione come evento teologico-politico, equiparando il ruolo di Paolo di Tarso, San Paolo, a quello di Lenin o Mao. Quindi sicuramente Badiou non lo definiremo mai come un razionario, né lui si sarebbe definito in questo modo, ma c'è, come dire, una comune radice di pensiero che è quella di una reazione contro il moderno, di una reazione contro la modernità. Ultimo aspetto, mi direte anche voi, ma se la rivoluzione di questi tempi sembra morta o assente dal dibattito, perché occuparsi della reazione, o perché questi spunti di pensiero reazionario sono rilevanti per noi? Perché questa reazione
contro, diciamo, la modernità si esprime anche in assenza della rivoluzione, e oggi è per esempio reazione contro la modernità tecnologica, contro la modernità ad esempio economica, contro la modernità sociale, contro la modernità nei suoi rapporti con l'ambiente. E questo lo vedremo, ci fornirà qualche spunto anche per approfondire lo stesso pensiero di De Maistre, che a mio avviso, e anche non soltanto, diciamo, fortunatamente a mio avviso, rappresenta, ecco, la matrice di questa narrazione controrivoluzionaria o reazione militante contro il moderno. In sintesi, ecco, vedremo la storia del reazionario come nostalgico moderno, quindi una figura che noi siamo abituati a tralasciare o considerare in margine della storia, siamo abituati magari a considerarla come una mera nostalgia, diciamo, del passato che c'è alle spalle, ma in realtà vedremo che questa nostalgia è militante, come vi dicevo, perché è proiettata verso il moderno, e quindi è un fenomeno non arcaico, non è semplicemente un relitto del passato, è qualcosa che ci interroga anche rispetto al nostro presente, anche al presente, ripeto, di una persona che come me in realtà ha visioni politiche progressiste, quindi sostanzialmente anche da un punto di vista ideale, ideologico, accetta il moderno, quantomeno accetta il moderno in quelle che sono le sue principali implicazioni. E però l'interrogativo che ci pone questa narrazione controrivoluzionaria che inizia con De Maistre, da due secoli a questa parte ci come dire, mette anche di fronte ad alcuni interrogativi non banali. È tutto buono il moderno che ci arriva? Quanto va nella storia umana della rivoluzione, quanto vale invece della continuità, dell'ordine, della stabilità, del tramandare appunto idee, credenze, tradizioni, dogmi addirittura, ma vedremo poi che c'è anche un ruolo del dogma che chiama in causa non soltanto la religione ma anche la convivenza civile, secondo De Maistre. Sarebbe in realtà anche bello per noi e più piacevole forse poter leggere anche più di qualche passo di De Maistre, perché la letteratura reazionaria, che abbiamo già detto, è una letteratura in preda all'angoscia, alla preoccupazione, alla disperazione a volte verso il mondo che si ha di fronte, è una letteratura che si esprime intanto con stile molto spesso, stile nel senso con letterarietà, ecco, di livello elevato, ma si esprime anche molto utilizzando il paradosso, i paradossi, quindi questo, vedremo poi citando alcune frasi diventate molto celebri di De Maistre. Una la cito subito, così rompiamo il ghiaccio e ci fa capire subito quale sia il modo, il metodo utilizzato da questo autore, da questo pensatore. Tutti quanti, quando parliamo, pensiamo all'illuminismo, no? Pensiamo a Rousseau, a Voltaire, pensiamo a questa esaltazione dell'uomo, l'uomo in quanto tale, e anche da sinistra, anche da posizioni, diciamo così, marxiste o post-marxiste, pensiamo a Slavoj Žižek, per esempio, no? Un filosofo sloveno molto conosciuto, molto anche mediatico per certi versi. Si è criticato questa astrattezza dell'uomo illuminista, no? Nel senso, è un uomo in generale che è detentore di diritti, ma l'uomo concreto, l'uomo reale, in quanto coincide con l'uomo astratto dell'illuminismo. E vi ho fatto questa breve introduzione per citarvi De Maistre, entrando subito, come si dice, in medias res. De Maistre scrive, proprio rivolgendosi a Rousseau, a Voltaire, ai pensatori illuministi evidentemente più in voga, e questo vi fa capire come sia un pensatore, filosofo, politologo che procede nella sua, diciamo, modo di scrittura attraverso paradossi, attraverso accostamenti arditi, ecco, almeno anche i nostri occhi, ma che poi hanno comunque, che meritano la nostra attenzione. Ecco. Nel mondo, scrive De Maistre, non esiste affatto l'uomo. Ho visto nella mia vita francesi, italiani, russi, eccetera. So persino, grazie a Montesquieu, che si può essere persiano,
qua riferimento, no, alle lettere persane di Montesquieu, lettere persiane. Ma poi prosegue De Maistre: ma quanto all'uomo, dichiaro di non averlo incontrato mai in vita mia, se esiste è davvero a mia insaputa. Ecco, ovviamente se leggessimo alla lettera, no, queste frasi, potremmo interrogarci sulla forse equilibrio mentale dell'autore, no? Invece, sapendo, no, la strattezza e la critica anche che è stata rivolta a questa, diciamo, generalità dell'illuminismo, a questo universalismo, capiamo invece che il riferimento di De Maistre è un riferimento molto puntuale, nel senso che al di là e oltre a questo uomo così idealizzato o ideale, quello che noi incontriamo nella vita quotidiana è l'uomo francese, l'uomo italiano, l'uomo veneto, napoletano, nigeriano. È già una generalizzazione, però. Sì, anche questo, ecco, perché poi dentro queste grandi famiglie, dentro questi grandi, come dire, queste comunque realtà concrete, esistono ulteriori differenziazioni. Che cosa vuole dirci De Maistre? Che alla fine, quando parliamo di politica, società, storia, quello che conta e pesa sono le latitudini, quindi le tradizioni, le culture. Quindi quello che lui ci sottolinea da reazionario convinto è qualcosa di cui oggi si discute. L'universalismo da una parte, quindi diritti uguali per tutti a tutte le latitudini, o dall'altra parte potremmo dire la differenza, le differenze, le culture. E quindi qua vi faccio due titoli: pensiamo soltanto al tema esportare o meno la democrazia occidentale, un altro tema, le differenze, quindi la comunità LGBT, il tema appunto dell'orientamento delle culture locali. Penso banalmente anche da insegnante a scuola, pensate alla tematica, no, molto sentita in paesi, diciamo così, più laici come la Francia, il velo a scuola o meno. Quindi, come vedete, l'interrogativo che De Maistre pone in maniera così radicale, paradossale, no, quasi violenta per certi versi, in realtà è anche al centro del pensiero politico attuale. Quindi, non ho incontrato un uomo astratto nella mia vita, ho conosciuto il francese o il rodigino, e già, come sottolineava la signora qui davanti, alle volte, anche se ci interroghiamo sull'italiano in sé, facciamo fatica magari a comprendere che cosa sia questa entità astratta, perché pesano, ho insegnato filosofia a tutti, le tradizioni, le tradizioni locali, le parlate, i dialetti, le culture, le famiglie, eccetera. Quindi da una parte l'universalismo di matrice illuminista e dall'altra parte un pensiero che valorizza le differenze. Diciamo che De Maistre non avrebbe valorizzato le differenze che abbiamo citato, come dire, no, le minoranze e l'orientamento, non era, come dire, probabilmente nemmeno poteva immaginare nella sua testa l'evoluzione, ecco, del nostro mondo, però coglieva invece un tratto sicuramente importante, insomma, cioè il tema come tenere insieme da una parte l'universalità e le differenze. Lui la sua scelta evidentemente l'aveva fatta. L'universalismo è una cosa troppo astratta per poter essere calato poi, anzi, a suo avviso genera soltanto, appunto, rivoluzioni, e rivoluzione, lo vedremo, è il peggiore dei mali. Quindi, per completare, diciamo, l'incontro di oggi, la seconda parte verterà sull'esposizione, ecco, di alcuni principi generali del pensiero di De Maistre. Peraltro devo anche dirvi che è un pensatore che sta conoscendo una obiettiva rivalutazione, ecco. Io citerò magari la prossima volta, verso la fine, alcuni lettori contemporanei o vicini a noi di De Maistre che ne hanno in qualche modo parlato, lo hanno, come dire, rivalutato anche. Ma possiamo immaginare che un altro pensatore considerato sui generis o reazionario come Emil Cioran, no? ne tratta anche lui, insistendo sul paradosso, sullo stile, eccetera. Più sorprendente invece che è un maestro della filosofia contemporanea come Peter Sloterdijk, forse il filosofo tedesco più influente oggi, ne parla, insomma, come uno dei figli impossibili della nuova
della nuova era. Addirittura Sloterdijk lo collega ad Heidegger, dice la rivolta o la reazione di Heidegger contro una modernità fatta di fatticità, fattibilità, cioè un mondo in cui è possibile grazie alla tecnica e alla scienza fare tutto, ecco, una radice di questa critica profonda di Heidegger verso il moderno è in The Master. È una affermazione da poco questa, insomma. Penso che raramente sia stato possibile pensare un collegamento tra un pensatore del Novecento così autorevole e controverso come Heidegger e The Master. È un collegamento che un nome come quello di Sloterdijk può fare in segno di una estensione di questo concetto di reazione o reazionario. E anche in questo caso però non è semplicemente un concetto di reazione che noi abbiamo qua davanti e dobbiamo eliminare in quanto inservibile, è qualcosa che pone invece delle domande attuali. Attuali, ripeto, se pensiamo a come oggi la rivoluzione o il tema della rivoluzione è, come dire, in difficoltà se non scomparso dai radar, ma soprattutto se pensiamo anche alle diverse accezioni di modernità presenti nel nostro mondo. Un tema su tutto, l'ambiente, la natura, il rapporto tra uomo e natura, è qua che esiste, come dire, un collegamento probabilmente tra De Maistre e Heidegger. Un mondo in cui l'uomo si pensa come Prometeo e quindi in grado di fare qualsiasi cosa e quindi senza argini rispetto anche alla natura, è un mondo in cui evidentemente con i mezzi che oggi l'uomo ha a disposizione entra in crisi anche non soltanto il rapporto tra uomo e ambiente, ma entra in crisi anche la stessa esistenza umana nel momento in cui, come vediamo anche oggi, la natura è messa a rischio nella sua stessa esistenza e sussistenza. Questa quindi è una tematica, come dire, di grande attualità. Io non credo che De Maistre potesse giungere ad immaginare 200 anni fa, no? Gli sconvolgimenti climatici, l'anidride carbonica, il buco nell'ozono, queste cose erano ancora lontane perché lui scrive in un'epoca in cui lo sviluppo industriale era sostanzialmente agli albori. Però pone un interrogativo che alla fine è di incredibile attualità per noi. Cioè, una società senza un'autorità, senza un ancoraggio religioso, usa questa parola, che in qualche modo freni l'attività, il voler fare dell'uomo, è un mondo in cui l'uomo può fare tutto. E se l'uomo può fare tutto, questo implica un rischio per l'umanità in sé e a questo punto anche per il pianeta. Insomma, queste sono implicazioni di alcuni dei pensieri e dei ragionamenti che andremo a vedere. E quindi, per andare rapidamente, Joseph De Maistre è nato in Savoia, Chambéry, che era insomma allora la città principale di questa regione. La cosa interessante per noi è che lui nasce e vive come suddito del regno di Sardegna, insomma, tra l'altro poi muore ed è sepolto a Torino, quindi nasce nel 1753 e muore nel 1821. La sua famiglia è una famiglia di origine borghese, il papà poi sarà fatto conte, il papà Xavier, quindi lui ha, diciamo, un cursus di studi abbastanza, diciamo, come dire, sicuramente di elite comunque per l'epoca, anche se la sua famiglia, abbiamo visto, è di nobiltà recentissima. Quindi studia dei gesuiti, si laurea in giurisprudenza a Torino, quindi vedete Torino diventa una presenza centrale, ecco, in questa sua parabola. E l'altro elemento interessante è che il giovane De Maistre aderisce alla massoneria, per esempio, quindi non nasce come persona ostile agli ideali rivoluzionari. Quando scoppia la rivoluzione francese ha posizioni tutto sommato caute, quindi non ancora controrivoluzionarie. Poi sicuramente subisce l'influenza di un altro libro di cui sarebbe bello parlare, Edmund Burke, Riflessione sulla rivoluzione francese, che questo sì ancora oggi è considerato un capostipite del pensiero conservatore in questo caso. Perché conservatore? Perché Burke sostanzialmente è un sostenitore, ecco, del sistema inglese, quindi di un progresso, forse no, ma di una evoluzione molto graduale della società che tenga conto, ecco, di ciò che esiste prima, quindi di tradizioni. Sapete anche l'attaccamento tipicamente inglese per come dire, le cose non scritte, quindi per le consuetudini, eccetera. Quindi
un primo elemento di riflessione è questo, questo libro, questa lettura, che fa maturare poi posizioni radicali, nel senso tradizionaliste e controrivoluzionarie, che vanno evidentemente oltre anche le riflessioni sulla rivoluzione francese di Edmund Burke. Si sposa, ha tre figli, ovviamente capitando nel mezzo della tempesta rivoluzionaria abbandona momentaneamente la Savoia, quindi va in esilio, è ad Aosta, poi a Torino, poi in Svizzera. Nel 1799 ottiene un incarico a Cagliari, quindi vive anche in Sardegna, poi in realtà però l'esperienza centrale della sua vita è la missione come inviato e ministro plenipotenziario del re di Sardegna a Pietroburgo in Russia. Quindi lui serve il re di Sardegna, rimane fedele insomma all'ideale e all'istituto monarchico e vive, diciamo, la fase più probabilmente bella della sua vita, ma profonda anche per le sue riflessioni, in Russia, quindi a Pietroburgo, dove è ammirato per questa sua abilità, si dice di conversatore molto brillante, molto colto, alla corte dello zar Alessandro. Poi per qualche incomprensione viene rimandato in Piemonte, siamo nel 1817, e come ho detto muore poi a Torino nel 21. Durante proprio questa fase russa concepisce, elabora alcune delle sue opere principali, oltre a una corrispondenza, diciamo, importante con De Bonald, che è un altro, diciamo, autore del pensiero tradizionalista. Alcuni titoli li cito, sono opere oggi non sempre facilmente reperibili in lingua italiana, purtroppo è più facile trovarle ovviamente in francese, ecco, ripeto, essendo savoiardo, De Maistre scrive tutte le sue opere in francese. Saggio sul principio generatore delle costituzioni politiche, du Pape, cioè del Papa, Le serate di Pietroburgo. Qual è allora, in definitiva, per entrare subito al cuore del pensiero di De Maistre, il presupposto, ecco, di questo pensiero, abbiamo detto, reazionario, tradizionalista, perché si richiama alla tradizione? Poi vedremo come definisce De Maistre la tradizione, che è importante anche questo per noi. E controrivoluzionario, perché possiamo dire nemico quasi teologico prima che politico della rivoluzione. Rivoluzione intesa come rivoluzione francese, ma rivoluzione con la R maiuscola intesa anche come rivolta contro Dio, rivolta contro l'ordine naturale delle cose. De Maistre, ecco, possiamo definirlo come un pensatore della crisi, anche per questo è interessante per noi, quindi un pensatore della rivoluzione che è un pensatore della crisi. E quindi vediamo subito il presupposto di questa prospettiva tradizionalista. La rivoluzione, com'è che la definisce De Maistre? Come rottura dell'ordine, come abbiamo detto, rivolta contro Dio addirittura, come distruzione dell'ordine e quindi come creazione ex nihilo, creazione del nulla. Ma il filosofo, pensatore, teologo De Maistre ci dice che da una prospettiva cristiana, o meglio cattolica, l'unica, diciamo, istanza che può creare qualcosa è proprio la divinità, è proprio Dio. Quindi la rivoluzione è una rivolta contro Dio e contro l'ordine naturale, perché vuole creare dal nuovo un mondo, vuole rifare l'uomo, cosa per De Maistre non soltanto impossibile, ma addirittura nociva. Per questo motivo la rivoluzione, e qua vi riporto i miei appunti, reale insurrezione contro Dio, quindi potremmo dire tra i peccati, tra le colpe, mettiamo così, dell'uomo, può essere annoverata tra le più, o forse la più grave probabilmente agli occhi di De Maistre. La rivoluzione è un evento che è insieme diabolico e divino. È qua diabolico, in realtà è un'altra tematica che arriva poi al pensiero liberale e non solo. Adesso io mi sono laureato su Tocqueville, quindi ho in mente anche questa particolare, diciamo, deviazione. Ma ci arriveremo dopo. Evento insieme diabolico e divino.
diabolico per le sofferenze che la rivoluzione infligge agli uomini. E qua vi cito un'altra frase sua che potrebbe, diciamo, essere correlata a diverse rivoluzioni del Novecento. Le rivoluzioni iniziate dagli uomini più saggi, ovviamente gli illuministi, evidentemente, le rivoluzioni iniziate dagli uomini più saggi sono sempre terminate dai folli. No, le volte qua, pensate alla discussione che c'è stata fino a ieri o fino a oggi tra rispetto al pensiero di Marx o a Rousseau stesso, no? E a tutte quelle deviazioni che si sono richiamate a quel pensiero, a Cambogia, alla rivoluzione culturale in Cina, ai regimi dell'Est, no? Anche questo è un tema abbastanza inquietante, che De Maistre ovviamente tratta da par suo e con una visione, come dire, difficilmente scalfibile. Quindi un evento, la rivoluzione, che è diabolico, anche se in questa sua volontà di creare e di distruggere e ricreare il mondo di nuovo, De Maistre ammette che ha una sua bellezza sublime quasi, quindi come vedere una realtà che si trasforma completamente. Quindi verrebbe quasi da dire che se De Maistre condanna eticamente e politicamente la rivoluzione, è come se dicesse, beh, possiamo ammirarla quasi come oggetto estetico, no? Quasi come un'opera d'arte per certi versi, ma questa è una cosa forse un po' tirata, insomma, della mia interpretazione. Evento diabolico ma anche divino, perché comunque la rivoluzione francese, ma anche in tutta la rivoluzione, o rivoluzione come evento, è all'opera la provvidenza della storia, cioè la mano di Dio. Cosa dice in sostanza De Maistre? Gli uomini possono affannarsi, agire, fare rivoluzionari, guidare la rivoluzione, ma alla fine è la rivoluzione che le guida, cioè la mano anche di Dio che governa il piano generale, cioè la provvidenza e quindi il corso della storia, e che comunque li porta dove vuole lei. Con un'altra espressione che a noi, come dire, colpisce, De Maistre dice che noi, in quanto esseri umani, siamo comunque tutti quanti legati al trono dell'essere supremo, e quindi agiamo, lui risolve così il tema del libero arbitrio, noi agiamo come esseri liberamente schiavi, cioè possiamo parzialmente agire, spostare la sedia o essere quel colpo, diciamo, d'ala di farfalla che dà origine a qualche grande azione, ma in realtà la storia non va dove vuole l'uomo, non va dove vogliamo noi, la storia è condotta da un piano provvidenziale che è quello di Dio. Ecco spiegato perché la rivoluzione è un evento diabolico, satanico, dice anche con espressione rimasta famosa, ma se qualcuno ha la possibilità di avvicinare questi testi scritti con lingua, l'ho detto, anche molto preziosa, vede che c'è un costante uso del paradosso, della esagerazione, tra parentesi, c'è una sostanziale differenza, ci dice anche Cioran, tra le opere che in qualche modo De Maistre scrive per il pubblico e la sua corrispondenza privata, insomma, no? Che fanno intuire come avesse una visione delle cose molto più moderata, ecco. Però nel suo attaccare l'evento rivoluzionario, gli illuministi, eccetera, c'è questo eccesso anche di, come dire, stile caricato, truculento. Quindi non sono gli uomini che guidano la rivoluzione, ma è la rivoluzione che si serve degli uomini, e che porta comunque a un fallimento finale, almeno se per fallimento intendiamo la volontà di ricreare un uomo nuovo. L'uomo alla fine invece è sempre caratterizzato dalla dimensione del peccato, dal fatto che se non si affida a qualche istanza trascendente non è autonomamente in grado di gestire se stesso, questo in sostanza. E quindi, altro paradosso, la monarchia francese alla fine è stata salvata proprio dai giacobini, perché con la loro, diciamo, violenza e con la loro rottura rivoluzionaria hanno contribuito a far sì che la monarchia poi fosse restaurata. Altra reazione e restaurazione sono collegate? Collegate nel senso che De Maistre, non l'abbiamo ancora detto, ma è considerato anche nei manuali, almeno è citato nei manuali di filosofia e di storia, come il capofila di questo pensiero della restaurazione. Anche qua però la considerazione del professor Callegari mi consente di aprire un'altra parentesi, non inutile credo.
Secondo voi, questo lo dico una volta anche agli studenti, perché è un'epoca, è un periodo storico che si tratta di solito abbastanza in fretta, insomma, in realtà andrebbe anche come dire, trattato con un po' più di pazienza e attenzione, anche per valorizzare e far capire che cosa sia la rottura della Rivoluzione francese nella storia, diciamo, umana e non solo francese, europea. Secondo voi il De Maistre o il Bonald o altri autori che, come dire, sostenevano sicuramente la restaurazione, erano intimamente convinti che la restaurazione potesse ricreare il mondo di 30, 40, 50 anni prima? Aspirano a un mondo nuovo. Sì, ecco, anche da questo punto di vista loro erano comunque persone molto intelligenti, troppo smaliziate e forse troppo pessimiste per ritenere che si potesse semplicemente mettere indietro le lancette dell'orologio. Sapevano che andava comunque ricreato un ordine assolutamente conservatore, ma in questo senso nuovo, insomma, qualcosa che ristabilisse un corso non rivoluzionario della storia, sapendo che però la storia non è sicuramente come l'abbiamo intesa noi fino a ieri, forse dico anche noi progressisti, come un percorso verso, diciamo, il meglio, verso o semplicemente alla croce come una storia della libertà. La storia, come dire, invece è qualcosa che di lineare, razionale, progressivo è in realtà poco o niente o nulla. E anche questo è un tema, diciamo, sconcertante e inquietante, ma di sicuro interessa. E scrive De Maistre, per chiudere questo punto: l'uomo può tutto modificare nella sfera della sua attività, ma non crea nulla. Questa è la legge, nel piano fisico come in quello morale. Quindi, come nella chimica, lo stesso nella storia. L'uomo può imitare, agitarsi, cercare, diciamo, di applicare qualche suo progetto, ma in realtà chi crea, diciamo, quello che dura nel mondo è soltanto la divinità. L'uomo è libero, potremmo dire, con le sue parole, che l'uomo è liberamente schiavo, quindi si agita, fa confusione, si, come dire, aggancia delle imprese, ma alla fine chi ha in mano le chiavi, chi ha in mano il piano generale della storia è soltanto l'elemento trascendente. Ecco perché sbaglia chi ha definito De Maistre uno storicista, nel senso che qualche autore ha comparato questa idea della esistenza di un piano della storia a ben altri piani, e qui ha messo in campo Hegel, Marx o Comte, il positivismo, cioè pensatori, filosofi che vedono appunto la storia come determinata da una legge, uno svolgimento interno. Perché questo parallelo, diciamo, è un parallelo difficilmente sostenibile, insomma, almeno se vogliamo trovare una parentela tra questi due mondi così distanti? Perché per De Maistre, lo ripetiamo, la storia è negatività. La storia non ha nessun tipo di risvolto positivo, in realtà, se non è collegata appunto a una visione del trascendente. L'uomo trova la propria dannazione nella storia attraverso la storia e si salva solo attraverso il divino, il richiamo al trascendente. In più, se, come dire, a chi ha una visione laica delle cose queste idee sembrano abbastanza insopportabili, c'è un altro elemento più interessante invece magari per una visione laica delle cose. La stessa natura, diremmo noi l'ambiente, non può essere assorbita interamente nella storia, ma possiede una sua oggettività. Traducevo meglio noi: la natura, l'ambiente che ci circonda, è sostanzialmente anche un limite alla storia con la S maiuscola e al suo sviluppo, ed è quindi un argine anche alle pretese di una storia o di una politica totalizzante, o diremmo anche noi, uomini del Novecento, anche in parte almeno qua, totalitaria. Quindi c'è in questo pensiero una dualità netta tra uomo e divino, ma anche tra natura e storia. Quindi il rischio da evitare, ed è forse questo un aspetto che noi possiamo trovare attuale,
Il rischio da evitare è che la storia si erga superba e solitaria contro la natura, anziché adeguarsi e rispettarne i dettami. La natura, essendo una emanazione, creazione di Dio, è un ordine che l'uomo è tenuto a rispettare e a non soverchiare. Ma il rischio di questa, dice De Maistre, rabbia filosofica degli illuministi, suoi avversari acerrimi, è proprio invece di un pensiero umano, diremo noi, tecnica, scienza, eccetera, che addirittura non soltanto saturi e occupi tutta la storia umana, ma addirittura occupi e si rivolti contro la natura stessa. E qua mi pare che siamo su temi di una certa rilevanza. Quindi qual è la grande colpa del pensiero illuminista per De Maistre? Non è sicuramente l'aver valorizzato o sostenuto la scienza. De Maistre non è un nemico della scienza o del metodo scientifico, ma per De Maistre colpa degli illuministi e dell'illuminismo è avere promosso una separazione sempre più radicale tra la scienza e la religione. Cioè, la colpa degli illuministi, Rousseau, eccetera, è pensare che la scienza possa dare tutte le risposte, è pensare che la scienza possa prevalere su etica e su religione. Per De Maistre, invece, all'origine di ogni sistema politico ideale c'è sempre un principio religioso, c'è sempre un'idea religiosa. Su che cosa poggia allora la società umana? Su che cosa poggia il nostro vivere civile? Non poggia, secondo De Maistre, su idee astratte, non poggia sull'idea di un uomo come quello degli illuministi con la U maiuscola indefinito. Quello che crea e consente di mantenere la società sono elementi come la stabilità, l'ordine, la continuità, la presenza di idee e credenze condivise. D'altronde, anche qua, di fronte ad alcune affermazioni che ci possono sembrare così radicali, pensiamo anche a come noi viviamo nel mondo ogni giorno. Quante informazioni, tra virgolette, credenze diamo per scontate quando ci muoviamo, saliamo su un aereo, veniamo qua, siamo ripresi i filmati, svolgiamo le nostre attività professionali, cioè viviamo inseriti in una società in cui siamo costretti, ma direi oggi quasi molto di più che in passato, a dare per scontate informazioni e credenze che condividiamo. Infatti l'altro, diciamo, aspetto di questo fenomeno è il fatto che sempre di più persone si rifugiano in interpretazioni, no, complottistiche della realtà, o nel cercare sotto questa realtà significati i più diversi, no? Quindi l'elemento della stabilità, dell'ordine, della continuità è quello che tiene salda la società. E in ultima istanza l'elemento, il principio che permette alla società di conservarsi è il principio religioso, o meglio, il riconoscere che alla fine l'autore dell'ordine sociale è proprio la divinità. C'è un altro attacco interessante che De Maistre porta contro gli illuministi, ma anche contro tutti quei pensatori del contratto sociale, Hobbes, Locke, eccetera, eccetera. La sua critica radicale è questa, dice: non esiste uno stato di natura che poi diventa un contratto e quindi l'ingresso in società dell'uomo. Non esiste né da un punto di vista reale, ma neanche da un punto di vista filosofico, perché l'uomo nasce e vive direttamente in società. Non esiste nemmeno da un punto di vista di principio filosofico per l'individuo la possibilità di dire sono fuori dalla società. Quindi l'uomo è integralmente, strutturalmente sociale. E quindi abbiamo detto che sulla base di questa critica De Maistre attacca il contrattualismo e anche l'individualismo. Ripeto, non esiste uno stato di natura che preceda uno stato sociale, né da un punto di vista appunto concreto come ipotizzava qualche pensatore, ma neanche da un punto di vista meramente filosofico, il patto sociale, il contratto sociale, il pactum unionis subitionis, eccetera, insomma, se ci riferiamo poi
a Hobbes, quindi non soltanto a pensatori, diciamo, dell'illuminismo o contemporaneo quasi di De Maistre stesso. Quindi la storia e la società umana ci devono insegnare alcune cose. Il principio del mondo politico, è comunque un principio che rimanda alla religione. La religione è ciò che impedisce all'uomo di osare tutto, quindi questo sia nel rapporto con l'altro uomo che con la natura, e soprattutto nella storia, agendo l'uomo da essere liberamente schiavo, nella storia ciò che prevale sono gli effetti non intenzionali, cioè le circostanze. Quindi anche se l'uomo parte volendo applicare un disegno teorico grandioso, alla fine chi domina la legge interna al piano generale è soltanto Dio, sicuramente non l'uomo. Allora, scusa, posso? Sì. Allora, la religione diventa una forma di reazione totale. Essere religioso vuol dire essere reazionari, chiedo. No, questo sicuramente no. Adesso io non so dire fino a che punto, no, De Maistre avrebbe pensato, qualificato se stesso come reazionario e basta. Sicuramente come controrivoluzionario, sicuramente come sostenitore della tradizione. Anche qua dobbiamo stare attenti ad alcune sue definizioni paradossali che ci aiutano un po' a chiarire questa posizione. Quando in De Maistre parliamo di religione, non parliamo di religione in senso anche qua astratto generale, non parliamo di cristianesimo, parliamo di religione cattolica. Qua vi cito un esempio, no? Abbiamo detto che il fatto che la religione sia quella cosa che impedisce all'uomo di osare tutto, politicamente, tecnicamente, scientificamente, medicalmente, è qualcosa da ricordare anche nella organizzazione concreta degli stati. Io prima ho citato un'opera di De Maistre famosa, almeno nel titolo, Du Pape. Qual è, secondo De Maistre, quella istituzione, quella istanza terza, etica oltre che religiosa, che può in qualche modo essere superiore alla sovranità dei singoli monarchi e moderarli, metterli d'accordo, comunque in qualche modo limitare quella sovranità che andasse contro i suoi, contro, diciamo, le sue prerogative? Da un lato lui ammette addirittura il diritto di resistenza, quindi rifacendosi alla dottrina medievale non esclude che si possa insorgere contro il tiranno, però lui dice il re non è un tiranno, perché il re, il monarca, agisce, se è un vero monarca, guardando anche lui all'ordine trascendente, quindi sa come trattare i sudditi, come governare. Alla fine, perché la monarchia è un potere politico più forte della democrazia per De Maistre? Perché lui ha di fronte, dice, è una storia che dura da 1000 anni e passa, e quindi testimonia che funziona. E il suo modello ideale è quello proprio della Chiesa Cattolica, una monarchia temperata da un'aristocrazia di cardinali, ma che è un elemento che funziona perché continua nel tempo ed è emblema di questa tradizione. La democrazia invece ha dalla sua parte qualche generazione, diciamo, ad Atene, ma sì, all'epoca sua, diciamo, era una realtà ancora storicamente nuova o impalpabile. Forse, ecco, arrivavano sicuramente gli echi della rivoluzione americana. La rivoluzione francese era stata alla fine quel bagno di sangue che De Maistre giudicava appunto assolutamente satanico, e quindi di fronte alla potenza e durata e continuità della monarchia, la democrazia era sostanzialmente un bambino che balbettava, forse nemmeno quello. Ma dicevo, l'elemento appunto della religione come principio su cui si basa anche il potere politico e in generale il vivere civile e sociale. Perché questo? Perché alla fine la religione si identifica con la tradizione. Allora, troviamo un'altra colpa a questi illuministi, secondo De Maistre. Il reazionario, ecco, mettiamola da questo punto di vista, il reazionario è colui che si oppone alla ragione anche. No, altro errore questo. Il reazionario è colui che si oppone
all'uso, all'abuso anzi di una ragione individualistica. Dice del maestro anche qua in maniera molto chiara, e in questo caso ce l'ha con i protestanti anche, la ragione individuale è il dissolvente universale, cioè è qualcosa che in qualche modo fa crollare tutte le certezze che un uomo può avere, religiose, politiche, ideali, civili, eccetera. Quindi se l'uomo si abbandona alle sue sole forze individuali, cioè alla sua sola ragione individuale, non è capace o in grado di costruire nulla di stabile e capace di continuare nel tempo. Quello che invece vale di fronte a questa ragione individuale è per De Maistre la ragione universale. Che cos'è questa ragione universale? La tradizione, cioè ciò che si trasmette di generazione in generazione tra gli uomini, ciò che continua nel tempo, ciò che ha una durata, ciò che ha una continuità. Adesso una cosa curiosa volevo dirvela prima di finire. Tra gli elementi, no, che fanno dire a De Maistre che la monarchia è il sistema migliore e più stabile, la lunga durata, l'ho detto, e la sua caratteristica della medietà, cioè di essere una storia senza scossoni, senza sobbalzi, quindi meno dirompente, meno violenta, meno sanguinaria, sempre secondo De Maistre, di quella aperta appunto degli sconvolgimenti giacobini rivoluzionari. Come valutare per esempio la monarchia francese, dice De Maistre, sommando vizi e virtù di tutti i re francesi, tutta la storia dei re francesi conosciuti, e dividendo per 66, cioè il numero di re che aveva evidentemente calcolato fino a quel momento. Quindi mettendo una colonna delle virtù o delle conquiste di questi monarchi, ma valutando anche i vizi o i re meno, diciamo, abili durante questa storia, lì si divide per il loro numero 66, ottenendo, dice De Maistre, il re medio, e quindi una sorta di re, come dire, standard, ecco, giustamente, che ci dice, ci dà alcune informazioni, la stabilità, la durata, la continuità, cioè meglio, dimostra che insistere, ecco, sulla monarchia è qualcosa che alla fine per l'umanità ha più elementi positivi che elementi negativi. Dalla parte invece di quella rivoluzione che sbocca fatalmente in democrazia o anarchia, c'è l'entusiasmo iniziale, ma c'è poi quell'elemento della rivoluzione soprattutto che divora i suoi stessi figli e porta a che cosa? Alla instabilità, alla rivolta contro la religione, ripeto che per De Maistre è la Chiesa Cattolica, agli eccessi di qualsiasi tipo, a separare soprattutto scienza e religione, scienza ed etica. Forse anche questo è un altro elemento proprio interessante, a fare della politica un assoluto. Ecco, De Maistre si scaglia violentemente anche contro la pretesa di creare l'uomo nuovo, e qua l'uomo nuovo potremmo metterlo anche con la U maiuscola, pensando al fascismo, al nazismo, allo stalinismo, eccetera. Per questo, no, quando De Maistre viene anche qua descritto come un mero apologeta del terrore o addirittura un anticipatore del totalitarismo, non si coglie in realtà che un pensiero diverso rispetto a queste aberrazioni del Novecento, proprio perché da un lato alla politica era riservato uno spazio definito. È vero che si riconosceva la superiorità della monarchia, ma questa monarchia era tenuta a governare i suoi sudditi seguendo un'etica, un principio in accordo con la Chiesa Cattolica, e quindi potremmo dire anche magari in maniera paternalistica, autoritaria, ma sicuramente distante dal hitlerismo, il nazismo, dall'eugenetica, da tutto quello che si è visto poi nel Novecento, insomma. E soprattutto questa politica riconosceva uno spazio di autonomia all'economia, alla società civile, agli altri, diciamo, mondi che stanno intorno, come dire, alle istituzioni politiche principali. Però anche questo è il voler dire, il voler, come dire, assegnare alla politica un ruolo non totale, per noi è interessante. Quindi chiudiamo dando qualche spunto di questa
l'ho definita attualità dell'inattuale demestra. Poi, ripeto, sarebbe interessante per noi leggere qualche testo in più, lo consiglio, insomma. Un'altra frase, questa se no ve la leggo. Tutti i governi democratici non sono che meteore passeggeri, il cui fulgore esclude la durata. Cioè, nella sua visione magari la democrazia può in un quarto d'ora fare delle cose che sembrano bellissime, però la durata premia la monarchia come immagine del potere del Papa. E soprattutto un'altra cosa per noi interessante, se pensiamo anche a questi due anni di pandemia, la concezione della sovranità. E qua mette in gioco alcune contraddizioni che sono, secondo me, piuttosto stringenti. La sovranità, cioè chi decide, detto volgarmente, deve essere un potere unico e indivisibile. Nel momento in cui è sparso tra più istituzioni e più uomini, la sovranità non esiste, perché chi decide in ultima istanza, e qua siamo nella discussione che è tuttora in corso. Quindi un'altra definizione paradossale di democrazia che dà De Maistre, e ci fa capire la sua contrarietà anche ideale e ideologica, è: la democrazia è una associazione di uomini senza sovranità e quindi non può durare. Adesso noi viviamo in tempi democratici e la curiamo e siamo contenti e facciamo di tutto perché duri. Però quando assistiamo ad alcuni attacchi o alcuni elementi di debolezza, o viviamo come in questo periodo una fase di eccezionalità, rimanda all'ultima istanza, per citare Schmitt, chi decide nello stato di emergenza? E mi pare che siano tematiche abbastanza urgenti, insomma. Quindi, chiudendo brevemente, alcuni elementi dell'attualità di questo inattuale. Intanto, come molti pensatori di inizio 800, De Maistre, non l'ho detto, ma risente anche di un clima che ormai è romantico per certi versi, no? Quindi lui guarda al Medioevo come una metafora di un'epoca in cui non la libertà astratta, ma le libertà erano tutelate, le libertà delle città, dei popoli. Quindi ecco, anche in questo senso non è un pensatore pre-totalitario, totalitario, insomma. E quindi ci dice anche di una certa ambivalenza moderna verso il tema della libertà, e qui entra in campo la scienza, la tecnica, la natura, abbiamo già detto. Poi è un altro elemento di attualità il rapporto tra religione e politica, cioè nel momento in cui la politica può invadere o trasformare la realtà nel suo complesso, qual è l'argine a un potere politico, potremmo dire noi, non democratico o così invasivo? Tema novecentesco. Per De Maistre l'argine è un ancoraggio religioso, spirituale, etico, che rimanda in ultima istanza al suo cattolicesimo. Però questo è un tema discusso in tutto il mondo oggi, quindi non soltanto in ambito cattolico. E poi ultimo elemento attuale, inattuale, questa angoscia di fronte alla storia, che è un po' un elemento comune a tutto il pensiero reazionario. Come la traduciamo noi? La sfiducia nell'idea che la storia rappresenti un progresso lineare, razionale, inesorabile, eccetera, eccetera. Potremmo dire sia nella sua variante idealistica, hegeliana, crociana, sia nella sua variante marxista, post-marxista, insomma. Ci siamo affidati, io stesso mi affido a una visione che si ostina a vedere nella storia comunque uno sviluppo, e per certi versi, insomma, in realtà non è una versione totalmente smentita. Certo è che di fronte a avvenimenti e di fronte ad alcune, come dire, dure repliche della storia, appunto, se pensiamo a tutte le speranze che hanno accompagnato i regimi socialisti, ecco, l'idea di un progresso illimitato vacilla per lungo tempo, e comunque è un'idea, ecco, da rivedere in profondità. Quindi ecco perché un pensatore che solitamente è considerato molto laterale, molto, diciamo, di nicchia, può essere interessante e porre domande interessanti anche per chi ha visioni politiche ideali totalmente diverse, quindi laiche, progressiste o di sinistra in senso generale, insomma.
La prossima volta chiuderemo questo ragionamento vedendo invece alcune voci del pensiero appunto del XX secolo, Leo Strauss e non solo, che non sono direttamente collegate al maestro in molti versi, ma sono comunque voci che potremmo definire reazionarie o di reazione contro il moderno. Bene.